Grazie. Io mi presento, sono dottor Palmas e mi definisco così, sono uno di quei cervelli in fuga che ha lasciato l'Italia perché non voleva contribuire a sostenere con le tasse la mafia. Io non farei mai una famiglia in un paese dove c'è la mafia. Io sono quello là, da 7 anni ho girato l'Europa e sono andato in 15 nazioni dell'Est Europa dove ho scritto 2 libri sul turismo dentale. E sono promotore della petizione europea per il dentista gratuito, fondato un policlinico in Moldavia a soli 28 anni e tutto quello che ho guadagnato nella mia vita l'ho speso in questo progetto per gli altri. A settembre uscirà il primo libro che parla di diritti umani, quindi di salute, del diritto fondamentale alla salute. Questo è un impianto dentale. Chi sta andando dal dentista di voi? Alzi la mano. Quanti soldi avete dato al dentista? Aspetta, aspetta. Quell'impianto dentale io lo pago 50 euro. Secondo l'Andi il prezzo medio a cui viene venduto in Italia sono 1650 euro. E questo è il prezzo, per esempio, a cui paga un dentista un impianto dentale in Italia. Questo lo trovate su Infodent, tutti i dati pubblici. Questo nomenclatore dell'Andi, 1250 euro per diritto primario, è come vedere, sentire, mangiare. Io ho visto famiglie entrare da prestitempo a fare un mutuo da 40.000 euro per poter mangiare. Hanno divorziato, lui sta sotto un ponte. Perché non possono ripagare e gli hanno pignorato la casa, perché lui non poteva mangiare. Va a farsi prestiti da 40.000 euro in banca che non ripagherà mai per mettersi questo in bocca. Non dico che sono tutti così, io dico che non c'è il controllo. E chi di voi pensa che il dentista dovrebbe essere gratuito? E perché non vi ribellate? Veniamo al mondo e ci viene insegnato che se tu vuoi mangiare devi pagare. Se fai un incidente con la macchina, ti spacchi un femore, vai all'ospedale, non paghi, ti fanno l'intervento che alla sanità costa 20-30 mila euro, però te lo fanno gratis. Se però sbatti i denti sul cruscotto, devi andare da Findomestic. Quello non viene riconosciuto. Immaginate un 26enne, possiamo tornare sulle slide, 26enne senza i denti, senza lavoro, che futuro avrà? Sarà emarginato, non troverà mai lavoro un 26enne con la dentiera. E se uno c'ha la piorrea, che è una malattia genetica che non viene riconosciuta dallo Stato come malattia invalidante, non trova lavoro una persona così, chi è che gli deve dare i denti? Ogni persona spende mediamente più di 100.000 euro in tasse nella propria vita. Rifare la bocca a un paziente costa di materiali circa 5-6.000 euro. È che lo Stato non c'ha 5-6 mila euro da renderci. L'abbiamo mandato in ristoranti tutta la vita, lo Stato, oggi voglio andare io in ristorante e poter mangiare la bistecca, non l'uovo o la fettina di pollo. Soluzione oggi non c'è. 50% di quello che state per dare al dentista se lo prende lo Stato. Il mandante non è il dentista, è lo Stato il mandante. I valori bassi di uno Stato creano povertà, rubare equivale a creare povertà. Regalare equivale a creare ricchezza. Sassari chiuderà una delle migliori università di odontoiatria. Questo è cartello. Stanno smantellando sia l'ASL che le università. Conflitto di interesse, il giuramento di Ippocrita lo chiamo io. Cioè, tu sei il mio paziente, io metto la mano nella tua borsetta, tu c'hai bisogno di... È un conflitto di interessi questo. Cioè, chi decide ciò di cui tu hai bisogno è la stessa persona e poi si prende i soldi. È strano che il medico abbia un listino prezzi. Il medico non può avere un listino prezzi. Voi immaginate un politico che fa politica non per vocazione ma lo fa per professione. Ci sono alcune categorie che devono essere dentisti, medici, per vocazione, non per professione. Le università aperte, non a numero chiuso, stipendio ai dentisti e medici, statale 1200 euro, quanto deve guadagnare un medico? Tutti siamo dottori in qualcosa. E che? Perché io ho letto libri diversi, valgo di più. Allora vediamo chi fa veramente il medico pagato a 1200 euro al mese. Chi è che fa il politico pagato a 500 euro al mese? Chi è che fa il politico gratis? E chi è che fa il politico gratis? Nessuno. Cosa mi risponderebbe un giovane dentista del primo anno di università se io gli chiedessi: ma perché vuoi fare il dentista? No, per fare del bene. Solo il 15%, secondo questo studio, ha la possibilità di aiutare altre persone. Quello che spaventa è l'altro 85%. E questi sono i medici che vi cureranno i vostri figli.
Questa è la petizione del cartello e noi abbiamo lanciato una contropetizione. Noi vogliamo i dentisti invece gratis. Bisogna vigilare sulla qualità, non sulla pubblicità. La pubblicità, se noi eliminiamo il listino prezzi dei medici, non esistono le pubblicità. L'acqua è pubblica, che senso ha fare pubblicità all'acqua? La salute è un diritto umano. La salute è un diritto umano e bisogna togliere la licenza a chi cerca di fare lucro con un patrimonio dell'umanità, che è la scienza. La scienza è un patrimonio, sono millenni di progresso. Vado all'università, mi insegnano a curare una persona, non gli posso chiedere soldi. A me mi deve pagare lo Stato per l'opera di bene che sto facendo. Questo significa arricchire la società, letteralmente di valori. Io ad oggi ho fatto risparmiare più di 30.000 euro a 2.000 persone, valgo circa 40 milioni di euro. Il valore di una persona è il valore del contributo che riesce a dare agli altri. Bisogna iniziare a chiedersi cosa posso dare agli altri. Quello crea ricchezza in una società. Bravo. Concludo. Se volete contribuire attivamente, possiamo andare all'ultima slide. Firmate questa petizione perché saremo un esercito, 2 milioni di firme ci arriveremo quando andremo in televisione col libro. Che andate su www.dentistimoldavia.it e firmate la petizione. Se conoscete giornalisti, diffondete la petizione. E il dentista deve essere defiscalizzato, tasse zero, però stipendio statale. Io non devo pagare la cassa previdenziale all'ENPAM, ok? È lo Stato che mi deve garantire la pensione. E i miei soldi, l'ENPAM, li deve devolvere a chi dirò io. Quando innesco questo meccanismo, crei una valanga, tutti i medici che se ne stanno andando dall'Italia vorranno che quei soldi non se li mangiano i vecchi medici con la pancia. Con 40.000 euro che mi deve rendere l'ENPAM, 20.000 euro mi ricordo, ma io acquisto un sacco di materiali e faccio mangiare un sacco di gente. Ok, serve un modello che funziona, un prototipo che funziona e serve l'attenzione del mainstream. Grazie ancora dell'attenzione. Dottor Palmas, grazie infinite.